Signore e signori, alzate il volume e prendete una pausa caffè. Sta per iniziare L'Uomo con la Radio, a cura di Fabrizio Silvestri. Buon ascolto da Maria Giovanna Elmi. Riflettori accesi, microfoni aperti, è di nuovo tempo di far suonare la musica sul nostro palcoscenico radiofonico. Benvenuti da parte di Fabrizio Silvestri e la redazione di On The Stage. Accogliamo il primo ospite di questa settimana. Arriva dall'Abruzzo, la mia terra, si chiama Cocciglia. È morto Battiato, Salvini fa il capo, io voglio scappare su Marte. Non posso sfiorare la lingua di un uomo nel parco. Nel parco. Oppure son botte. Dopo la pandemia si prevede per tutti un tempo migliore. Migliore. Come scimmie incappiate per anni che vedo la luce, impazzite poi scappano fuori. Sembra di stare dentro al cimitero, con gli occhi spenti ma col culo sodo. Mi parli dietro e non è un mistero, si vede bene dalla faccia, non sai come godo. Attenti, sta arrivando lo straniero, nascondete tutto il vostro oro. Attenti, sta arrivando lo straniero, potrebbe turbare il vostro decoro. Mastichiamo vetri, sputiamo coltelli, il cuore ingoia ogni male. Ti prego signore, tu dacci una mano, qui parlano tutte le gole. Vita si corre, non si sa dove andare. Sulle spalle amori che sono zavorre, la voglia matta di urlare. Se mi dici che tu non mi ami, ma poi tu mi ami, mi fai una carezza e poi scompari. Mi reghi e mi butti dentro un labirinto, poi mi sento vinto senza cento, non giochiamo a darmi pari. Se mi dici che mi vuoi bene, ma mi tieni fuori dalla tua vita e dai tuoi affari. Mi reghi un bel capricollo, torcicollo, mi fai male, stai cingendo, sto per affogare. Scusaci mondo, se non sappiamo più starci al mondo. Scusaci mondo, se non sappiamo più amarci al mondo. Scusaci mondo, se non sappiamo più starci al mondo. Scusaci mondo, se non sappiamo più amarci al mondo. È morto Battiato, Salvini fa il capo, io voglio scappare su Marte. Non posso sfiorare la lingua di un uomo nel parco, oppure son botte. Dopo la pandemia si prevede per tutti un tempo migliore. Con scimmie incappiate per anni che vedo la luce, impazzite poi scappano fuori. Sembra di vivere sopra pensiero, fuori perfetti dentro un buco nero. Siamo tornati al basso medioevo, ancora tutta sta violenza, giuro non ci credo. La terra che respira male, noi che continuiamo a imbrattare. La terra che sta per crollare, l'uomo lo sporco figlio, animale sleale. Scusaci mondo, se non sappiamo più starci al mondo. Scusaci mondo, se non sappiamo più amarci al mondo. Scusaci mondo, se non sappiamo più starci al mondo. Scusaci mondo, se non sappiamo più amarci al mondo. Animale sleale di Cocciglia, poliedrico, cantautore abruzzese, qui deve scattare l'applauso, per di più nato all'Aquila, qui doppio applauso, poi vi spiegherò perché. È vincitore di molti premi, uno tra i più importanti, il premio Mia Martini 2017 con un brano Cercavo un senso. Oggi invece noi cercheremo di capire meglio e di conoscere meglio chi è Cocciglia. Benvenuto Cocciglia. Ciao a tutti, ciao Fabrizio, come stai? Bene, bene, allora incominciamo da questo nome. Cocciglia è nome, proprio nome di all'anagrafe, cioè il cognome all'anagrafe, presumo. Cocciglia è il mio cognome, il mio nome è Simone. Simone, allora. Chiami Simone Cocciglia, come ti pare. Ok, quindi possiamo chiamarti Simone Cocciglia, Simone Cocciglia. E questo chiamarsi per cognome era molto, molto delle scuole, come dire, superiori. Sì, esatto. Un giorno qualcuno mi disse che per cognome ti chiamano i tuoi nemici. Effettivamente quando tu chiami per cognome una persona come se volessi mettere un po' un filtro, una distanza, quindi ho detto vabbè sai com'è, allora mi chiamerò Cocciglia, così
confondiamo nemici e amici, è tutta una festa. Ma... bello, 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 bello. Perché poi tu sai che comunque no, per noi abruzzesi, no, è classico molte volte, soprattutto per il teramano, come ho già svelato, noi abruzzesi, ecco perché ho detto fate applauso per l'abruzzese e per l'aquilano, perché siamo tutte e due coprovinciali proprio, nemmeno corregionali. Viva l'Abruzzo, lui dell'Aquila, io di Capistrello, quindi provincia, io dell'Aquila, quindi siamo proprio uniti al doppio filo. E ti dicevo che sul teramano invece si divertono molto a dire che se non hai una nemica o un nemico non sei nessuno. Questa è una regola importantissima, fondamentale, perché poi chiaramente non puoi piacere a tutti. Quindi bene, è giusto che tu non piaccia a tutti ed è giusto così. Quindi quando c'è questa cosa significa che tu stai tirando fuori quello che sei senza aspettative di nessun genere e vai per la tua strada, e così deve essere. Allora Simone Cocciglia, io voglio un po' partire con te a capire che insomma sei uno degli artisti abruzzesi più premiati, hai un palmarès. Non lo so. Me lo stai dicendo tu, Fabrizio. Io semplicemente faccio musica da sempre, vabbè, insomma, che scrivo sono all'incirca, ho iniziato intorno ai 20 anni, però ho sempre fatto insomma canto, arte, danza, teatro da piccolino, quindi l'arte insomma è sempre stata la mia strada e l'ho scelta, e quindi poi insomma ho iniziato a fare i premi in maniera molto spontanea, nel senso a partecipare ai concorsi, mandavo le mie brani, poi passavano, insomma venivano premiati, quindi è tutto in maniera molto naturale e fluida, senza stare a forzare nulla, perché poi alla fine è quello, quando bisogna forzare evidentemente qualcosa non va, quindi bisogna sempre lasciare andare. E questi premi importantissimi, con questi premi ho capito che le cose arrivano quando devono arrivare, non stare lì troppo a farci le menate. Bravo, io la penso come te, perché quando io dico sempre, ma questo me l'ha insegnato un'amica mia, Silvia Mezzanotte, dice tu devi essere sempre pronto. Devi essere sempre pronto, perché quando l'universo decide di concertare per te, tu fatti trovare pronto, perché non, tu puoi metterci tutta l'energia che vuoi, ma se l'universo è ancora stonato, stanno a accordare gli strumenti, è assente il primo violino, non succede nulla, ma succederà quando tutta la compagine musicale è pronta. Ma veniamo proprio a parlare di musica, e a quanti anni tu hai iniziato a capire che effettivamente la musica era un po' una parte di te? Ma io credo questa cosa, allora, da piccolissimo. Io ricordo il momento quando entrai in chiesa, e praticamente entrando, ma non lo so, avevo tipo 8 anni, ricordo questo coro che cantava queste canzoni, c'era questo soprano che faceva tutta la parte veramente acuta, e io rimasi praticamente sbalordito, proprio a un'ammirazione totale, tant'è che poi... mia madre chiese di farmi inserire nel coro. E quindi da lì è partita tutta la cosa, è partita da lì, perché poi io essendo un unico bambino mi facevano cantare tutte le parti di Voce Bianca e tutte le parti soliste, quindi io salivo sul pulpito, facevo i vari momenti, e quindi è già stato quello un primo palcoscenico importante. Poi è arrivato lo studio, chiaramente c'è stata tutta una formazione fondamentale. Bene, bene, infatti tu hai parlato appunto di studi, sei stato veramente molto determinato in questo, proprio capatosta abruzzese, hai fatto il conservatorio, hai studiato musical, hai studiato danza, teatro, però poi, come direbbe la Tamaro, tu sei andato proprio dove ti ha portato il tuo cuore. E allora mi chiedo, cos'è per te la musica? Beh, allora, per me la musica è una compagna, ma io con la musica c'è un'apertura totale, quindi la musica salva, poi stare sul palco ti libera, e poi ti connette con una realtà anche superiore, e quindi la musica veramente è fondamentale. Senza musica credo non riuscirei proprio a fare niente, perché poi il filo rosso che ha collegato tutte queste esperienze, anche quando si parlava di altre arti, dalla recitazione alla danza, però c'è sempre di mezzo la musica, quindi è un dono straordinario, insomma, per questo viaggio, perché ti permette appunto di, io almeno la vedo così, di comunque di dare la propria impronta, di dare il proprio messaggio, e di soprattutto la cosa più importante, di essere unici a se stessi, perché credo sia la cosa più importante alla fine per affrontare un viaggio in maniera sana.
interessante, molto, complimenti. Sì, poi in effetti è proprio questa un po' la, dovrebbe essere questo almeno per tutti lo spirito, no, di affrontare la vita e guardare. Quindi tu l'hai scelto con la musica, ma chiunque potrebbe fare la stesso ragionamento se parla, appunto, no, se parla di piuttosto tecnologia o architettura. Animale sleale, questo tuo nuovo singolo, sì, un brano nel quale affronti molti temi proprio legati all'attualità, dalle relazioni a quelle che sono anche le tematiche sociali, diritti civili. Sono un po' argomenti legati tutti da questo filo comune che è l'uomo, le sue fragilità, la sua prepotenza. Allora, noi tutti, insomma, siamo un po' proiettati a voler cambiare questo mondo, no? a volerlo consegnare migliore. Se tu avessi un superpotere, no, per cambiare questa società, quale sarebbe? Ma io, se avessi, guarda, si ricollega a quello che dicevamo un secondo fa, nel senso, se un superpotere per cambiare la società, secondo me è proprio quello di far tirar fuori alle persone la propria verità e la propria storia, perché spesso le cose non funzionano perché ci incastriamo e magari seguiamo strade che non sono le nostre, oppure facciamo dei lavori che non sono quelli che abbiamo scelto, oppure facciamo un'università che non è quella che ci piace, ma solo per accontentare i nostri genitori. Cioè, nel senso, io credo che la verità salva sempre, lo diceva pure qualcuno. E in questo caso, alla fine, avere degli esseri liberi e sani, agganciati alla propria verità, secondo me crea un mondo migliore, senza invidia, senza odio, perché tu sei nel tuo, sei felice di fare il tuo. Bravo. E non hai bisogno di stare lì a giudicare, a puntare il dito, oppure a sovrastare altra. Basterebbe, io credo che, Simone, basterebbe che ci insegnassero la consapevolezza da bambini, con due rituali fondamentali. Uno, sei speciale, ma come tutti gli esseri umani sono speciali. Due, c'è spazio per tutti. Non aver paura di tentare, lascia perdere i giudizi altrui, lascia stare i commenti, le cattive, lasciale, tanto sono cose che è nel calderone. Perché spesso, purtroppo, noi ci blocchiamo, cioè le persone ti bloccano con dei giudizi che non riguardano te ma riguardano loro, cioè esatto. Quando ti dicono questa cosa non la devi fare, ma perché sei tu che hai paura, non che io voglio rischiare. Cioè, come dicevi tu, c'è opportunità, c'è spazio per ma te, io lo voglio fare. Tu mi dici che quella cosa non la devo fare, il problema non è il mio ma il tuo. Esatto, è come quelli che ti dicono lo dico per il bene tuo e lasciamoli da parte. Cioè, lo dico per il bene tuo, ma che ne sai qual è il mio bene? Non sei nella mia testa, non sei nel mio cuore, non sei nella mia pancia. Quindi che ne sai? Cosa vuol dire se te lo dico per il tuo bene? Vabbè, comunque, veniamo, Simone, a capire ancora meglio la tua musica, che spazia da questi ritmi solari ma anche al malinconico. Quali sono i punti di forza delle tue canzoni? Ma io veramente sembro un pazzo. Spazio dal solare al malinconico. In realtà, con questo brano nuovo, Animale Sleale, che è nato da questi anni di pandemia, chiaramente molto difficoltosi, si è creata una nuova stradina dentro di me, proprio a livello creativo e di creazione di musica, perché c'è stata proprio la creazione diversa insomma, dei miei brani, e quindi questa cosa mi ha permesso di esplorare ancora di più la mia creatività. Infatti il brano comunque si distacca tantissimo da quello che ho fatto fino adesso, ed è anche nella struttura della canzone, è particolare, insomma è molto particolare, però mi rendo conto che rispecchia me stesso al 100%, perché poi ritorniamo al discorso di prima, cioè noi siamo tante sfumature, non siamo un colore, siamo 800 miliardi di colori, e quindi la musica poi di conseguenza risponde anche a questa matrice che ognuno ha e che è giusto che sia così alla fine. Animale Sleale, questo tuo nuovo singolo, è accompagnato da questo video straordinario, stupendo, diretto da Diego La Chioma, e guarda caso girato in uno dei palazzi che è il simbolo proprio del barocco aquilano, il Palazzo Picalfieri, mi veniva il Pinca ma è Picalfieri, è proprio nel cuore storico dell'Aquila. Un luogo proprio per raccontare questo conflitto perpetuo dell'uomo. È stata una scelta che hai fatto con molta semplicità, oppure è stata un po' piuttosto ragionata
anche diciamo così, a quello che è stato il grande terremoto dell'Aquila, la distruzione, la devastazione dell'essere umano, inteso in quel caso proprio come diciamo così, il perdere il proprio orientamento, no? In una città importante come l'Aquila. Allora, in realtà è stato un po' casuale la scelta di, cioè noi dovevamo fare come scelta di location, era un'altra location, poi abbiamo visto, insomma, siamo andati a Palazzo Bigalzieri, siamo rimasti chiaramente meravigliati da questo palazzo straordinariamente bello, nel centro storico dell'Aquila, insomma, che è stato ristrutturato dopo il terremoto perché aveva subito tantissimi danni. E quindi abbiamo detto no, assolutamente il video si farà qui, e quindi poi è partita tutto l'allestimento. Ringrazio Fabrizio Bigalzieri che ci ha ospitato in maniera veramente straordinaria, e quindi abbiamo detto sì, questo è il luogo giusto per il pezzo, dove io interpreto questo personaggio che è a metà tra mostro e poi nella parte dei ritornelli diventa una sorta di figura divina. Perché chiaramente noi abbiamo, riagganciandoci al discorso di prima, abbiamo entrambe le parti, noi dentro di noi c'è sia il mostro ma sia la parte divina, e bisogna allenare un po' di più la parte luminosa e propositiva per far e sì mettere che... un po' a tacere i famosi, le famose due facce del Dottor Jack e Mr. Hyde. Esatto, più che sì, mettere a tacere è anche accettare, perché spesso noi vediamo il mostro come un mostro, cioè la parte buia la scacciamo, però io credo che alla fine quella parte bisogna accettarla, nel momento in cui l'accetti tutto diventa più naturale e fluido. Tu sei residente ancora all'Aquila, vivi ancora all'Aquila? Io mi muovo tra l'Aquila e Roma. Quindi hai ancora... Sono a Roma. Adesso a Roma però vivi e torni un po' come me, torni ogni tanto. Sì. E ci andiamo a fare le belle mangiate aquilane. Ma sì, appunto, che ti dicevo, io capistrellano, tu aquilano, un luogo simbolo dell'Abruzzo, dell'Aquila, secondo te qual è? Ma è un luogo simbolo dell'Abruzzo, sicuramente l'Aquila, con il terremoto ha avuto, insomma, una bella ferita che ci portiamo ancora dentro, perché poi quella è una ferita che non credo non si immaginerà mai. No. E quindi sicuramente ha segnato in questi ultimi anni, perché comunque nella storia recente parliamo del 2009, quindi comunque credo che l'Aquila sia anche un simbolo di rinascita, comunque le cose stanno piano piano rimettendosi in equilibrio, insomma sono passati tanti anni. Però insomma non ci lamentiamo, e per noi che siamo sopravvissuti a quella tragedia comunque è già essere ancora su questa terra già è un onore e una fortuna straordinaria, quindi assolutamente zero lamentele. Bene, bravo. Simone, qual è il futuro che tu vedi, oppure sogni, quali sono degli obiettivi che Simone Cocciglia vuole raggiungere? Ma io ho tantissimi obiettivi, sicuramente Sanremo. Ecco, giusto. Sì, io poi mi piace la televisione, mi piace la radio anche, mi piace il teatro, mi piace fare spettacolo, mi piace comunicare, mi rendo conto che ho questa passione, alla fine è quello un po' il motore di tutto, e quindi sicuramente sì, delle vetrine importanti per... come dire, per amplificare ancora di più un messaggio, però il discorso è quello che dicevamo prima, le cose arrivano quando devono arrivare, quindi sicuramente stanno arrivando tantissime cose belle e noi le accoglieremo. Bravo. Tra l'altro una cosa, io sono anche nel contest del 1° maggio, sì, e praticamente stanno nel 1° maggio sul concertone a Roma, sono tra gli artisti selezionati, si può ancora votare. Quindi se andate sul sito del 1° maggio, scrivete 1M Next Cocciglia, mi trovate e potete mettere un votino. Bravo, bene, si fa bene, ecco, questa è comunicazione, quindi hai come dire, no? Dimostrato che effettivamente la sai fare, quindi votiamo allora il nostro Simone Cocciglia affinché lo possiamo vedere il 1° maggio in concerto da Roma insieme agli altri, naturalmente interpreti e cantanti della musica italiana. Simone, grazie per essere stato con noi, grazie per aver condiviso una parte della tua vita con noi. Il nostro modo di salutare è buona musica e buona vita. Grazie a voi, grazie Fabrizio, buona vita e bocca al lupo a tutti. Grazie.
mondo triste senza di te, volto che non mi sostiene. Potrei girarmi, ti trovo a 360, ma non sei una santa. Forse non sono abbastanza per te, se sono rotto mi puoi aggiustare. Potrei inciampare, potrei inciampare. Io sono in corsa, tu sei il mio karma. Vorrei dirti senza te non so stare. Ci ho provato mille volte a bisbigliare quella frase così facile di regolare, che se sbaglio a dire poi fa solo male. Ti aspetto finché non mi esplode il petto e io ti ammetto che se noterai che provo per te. Ti ascolto ma lui è il tuo 360 per noi. Non c'è spazio negli occhi tuoi, 2 minuti e già ti annoi. Occhi a incrocio come lancette, vorrei sapere come si mette una pietra sul cuore che nasconda le ore passate senza dire una parola d'amore. Conti i giorni come pagine, sei tutta rossa. Se ti guardo è perché voglio una risposta. Chiudo gli occhi, lasciami immaginare la fine del capitolo, la puoi rimandare. Vorrei dirti senza te non so stare. Ci ho provato mille volte a bisbigliare quella frase così facile di regolare, che se sbaglio a dire poi fa solo male. Ti aspetto finché non mi esplode il petto e io ti ammetto che se noterai che provo per te. Ti ascolto ma lui è il tuo 360 per noi. Non c'è spazio negli occhi tuoi, 2 minuti e già ti annoi. Ascolto ma lui è il tuo 360 per noi. Non c'è spazio negli occhi tuoi, 2 minuti e già da noi. Vorrei dirti senza te non so stare. Ci ho provato mille volte a bisbigliare quella frase così facile di regolare, che se sbaglia a dire poi fa solo male. T.A. a 360 non è nessun codice che possa essere utilizzato per hackerare o per fare altre cose, ma vi spiego perché sto usando questi termini. È il singolo di Lorenz Simonetti, è l'influencer musicale, l'idolo dei teenager sui social con più di 10 milioni di like, io me li sogno proprio tutte le notti, e sulla soglia anche dei 500.000 follower, che mio, con me non nulla a che vedere, perché veramente ne ho forse 2-3, quindi non lo so, ma ci facciamo spiegare un po' tutto proprio da lui. Benvenuto Lorenz. Ciao a tutti. Allora Lorenz, il tuo primo singolo si intitola Disegna un cielo, poi esce una personale cover in omaggio a Raul Casadei, Ciao mare. È una passione tutta emiliana. Sì, allora diciamo che sono due cose diverse chiaramente. Il singolo che è uscito l'anno scorso, Disegna un cielo, è un singolo che nasce dal percorso che ho intrapreso sui social dopo l'inizio della prima pandemia, dopo i primi successi, insomma. La gente che mi seguiva ha iniziato a chiedermi subito di scrivere roba mia, i miei pezzi, e quindi quello è proprio nato istintivamente. E poi, vabbè, il tributo lì che ho fatto chiaramente è derivato da quello che è successo. È nata questa curiosità dal momento che ne parlavano tanti intorno a me, essendo anche comunque delle mie parti, e ho deciso di fare questa cosa che mi sembrava un bel gesto anche per far conoscere le nuove generazioni, insomma. Bello, bello. Tu dal 2020, come appunto ci ricordavi prima, quotidianamente pubblichi contenuti musicali che diventano in automatico virali su TikTok. Sì. Ti chiedo, tu sai che ora esiste anche una facoltà universitaria per diventare influencer? Ma no, guarda, allora, io penso che un influencer, che poi definirsi influencer, insomma,
io mi definisco una persona che fa quello che gli piace e ha tante persone che condividono questa passione, diciamo. Io preferisco definirmi così più che influencer, che mi sembra un po' generico. E io penso che una persona inizia ad acquisire un certo seguito nel momento in cui fa le cose abbastanza spontaneamente, no? Quando queste cose che pubblica, in questo caso vabbè, i miei video eccetera, le faccio in modo abbastanza spontaneo. Non penso ci sia una vera e propria scuola, cioè sì, magari c'è chiaramente la scuola per imparare questo mestiere, però deve venire da dentro prima. Se non viene da dentro, sì, ma come tutte le cose è inutile che tenti di fare una cosa che fanno gli altri e va bene agli altri, deve andare bene per forza a tutti. Quindi non c'è una regola per diventare influencer. Secondo me no. Ok, quindi sta facoltà possiamo dire pure che sarà un altro un altro buco, me ne assumo la responsabilità, un altro buco nell'acqua. Allora, torniamo invece un po' al tuo successo proprio sui social. Te lo aspettavi, oppure quando hai iniziato hai detto ma sì, mi voglio divertire, io sono questo, faccio questo, arrivederci e grazie? Io diciamo che questa piattaforma, che è poi TikTok, quello che ho portato abbastanza in alto, l'ho iniziato ad usare dal momento che io prima già mi esibivo con delle mie band in live nei locali, comunque in eventi della mia zona, e io l'ho aperta con inizialmente l'obiettivo di fare musica anche quando eravamo in lockdown, no? Dove non si poteva uscire a fare musica. Io la facevo tramite le dirette, la faccio tuttora tramite le dirette live, no? su quella piattaforma, e pubblicando anche un qualche video, insomma, quotidianamente mi mettevo lì, tanto avevo appunto tanto tempo, era l'unico modo che avevo per condividere la mia passione, perché si era sempre in casa. E poi da quel momento molta gente, insomma, ha iniziato a seguirmi, perché si vede che, insomma, gli piacevano i miei video, gli piaceva quello che facevo, la mia musica, e mi sono trovato in questa situazione. Non sono partito con l'obiettivo di fare un percorso sui social, ma ho, diciamo, dalla mia vita. E TA 360 è un brano che tu hai presentato ad Aria Sanremo 2021. Sei arrivato tra i 20 finalisti, finito. Secondo te cosa non è piaciuta alla commissione di questa canzone? Ma allora, difficile da dire, nel senso che comunque alla fine ci sono tantissimi fattori che loro vanno poi a valutare, no? Quindi, cioè, per dire, banalmente io non li conosco tutti i requisiti, diciamo, chiamiamoli così, che loro vogliono. Però ti faccio, guarda, ti faccio un'altra, ti rigiro la domanda. TA a 360, che appunto, ripetiamo, il tuo brano è presentato qui oggi da noi sul palcoscenico radiofonico di On The Stage. Quale caratteristica ha? Ok, allora, TA 360 è un brano, se vogliamo, autobiografico, perché comunque parla, cioè basato su un'esperienza personale, che si rivolge a tutte quelle persone che hanno, diciamo, un amore, però questo amore è anche portatore di paranoie, dal momento che magari in ogni momento si può pensare di non essere all'altezza dall'altra parte. È allo stesso modo, insomma, in cui si prova questo amore verso una persona, e penso che sia, diciamo, adattabile a qualsiasi situazione, a qualsiasi età, non ha confini, e penso di avere, insomma, descritto in un modo molto personale questo. Quindi questa è una canzone che tu hai vissuto, ma è di una storia d'amore che continua tutt'oggi. Sì, diciamo che è da leggere molto intensamente il testo. Il testo, anche perché il concetto del 360 è una chiave molto, molto importante di lettura. Infatti all'inizio ho detto non prendetelo come codice,
però è, a questo punto è un codice TA a 3,60. Sì, 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 vuol dire tante cose e lì poi anche a libera interpretazione. La tua? Qual è il senso che hai dato a questo titolo? Allora, TA360 sarebbe per ti amo a 360, chiaramente. E certo. Nella canzone non lo dico mai, ma perché secondo me alla fine il modo migliore per dire un qualcosa è anche il non dirlo, comunque, e dimostrarlo, girarci, certo, intorno in modo che insomma i fatti parlino da sé. In un modo troppo scontato. Bravo, bravo Lorenz. Bello. È anche un bel brano, quindi lo consigliamo. TA360 di Lorenz Simonetti. Che nel suo futuro cosa vede? Nel mio futuro vedo tanta musica e spero di vedere, insomma, di concretizzarsi sempre di più nella vita reale di quello che sto costruendo sui miei social. Perché bene, chiaramente la vita da social è come se fosse un universo parallelo alla vita reale e quindi c'è da cercare di unire le due cose il più possibile, cosa non semplice, ma... E tu credo che ci riuscirai. Segui anche me su TikTok, io adesso ti inizierò a seguire. Okay. E quindi io ho tre follower, quindi non aspettarti nulla di che. E okay, per di più pubblico solo le mie passeggiate mattutine, quindi quando vado a camminare la mattina pubblico quelle, ma non è che sia anche lì bravo nel pubblicare. Grazie Lorenz Simonetti, grazie per essere stato con noi, buona vita e buona musica. Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Grazie ancora a te Lorenz, e qualora vogliate noi invece ci ritroviamo tra 7 giorni. Buona settimana da parte mia, Fabrizio Silvestri. Stare con te è facile, un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere con sé che mi trascina verso te. Io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero, e tu mi sposti i capelli che scendono giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra, le sere d'estate, farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezza notte, fare il bagno che con sé che mi trascina verso te. Io non lo so se stanotte morirò. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Sono ancora sveglia e fuori è quasi l'alba, mi è sembrato un momento con te. Alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Thank you.
signori, vi ringraziamo per l'ascolto. Fabrizio Silvestri, l'uomo con la radio, vi aspetta per la prossima strepitosa puntata, sempre piena di notizie e curiosità. Buona continuazione di giornata da Maria Giovanna Elmi. Produzione Stefano Francia, Enjoy Art.